Buongiorno ragazzi, anzi in realtà ciao, perché non so quando guarderete questo video, per me è buongiorno perché è mattina presto e mi inizio subito a truccare, visto che questo video è un get ready with me, quindi mi preparerò insieme a voi. Ho un sacchissimo di cose, cioè in realtà un paio di cose super mega interessanti da dirvi in questo video. Forse anche un po' troppo luminosa l'immagine, spero che non lo sia, perché quando la vedo dallo schermo è totalmente diversa poi da quella che vedo sul computer, quindi dico: ah, wow, è perfetta. Poi magari la vado ad importare, è buia o è super mega luminosa. Quindi spero vada bene così. È mattina abbastanza presto. Ho anche, non so se si vede, ma qui ho ancora il segno del cuscino. Mi sono letteralmente svegliata, ho fatto colazione e sono qui a girare il video. Mi sto preparando perché devo andare a truccare una ragazza. E devo fare tipo un mini servizio fotografico, ma nulla di troppo importante, cioè una cosa veramente pochissimo impegnativa. L'unica cosa che mi scoccia è che devo andare in un posto dove non c'è parcheggio e forse incontrerò traffico per arrivarci. Questa è una delle cose che odio di Roma. Se vivete leggermente fuori Roma o in generale vivete in una città che non è così tanto caotica, non potete capire di cosa sto parlando. Sto parlando del fatto che per spostarsi da un posto all'altro, solo per il traffico, ci vuole tipo un'ora e mezza per fare 10 km. E non sto esagerando, delle volte succede davvero così. E la cosa mi ha scocciato abbastanza. Infatti, non so se dire che quasi quasi preferirei abitare un po' fuori Roma. Non lo so. Vedremo quando sarà. Riesco a parlare, quando sarà il momento di decidere, poi si vedrà. Però sono curiosissima di sapere se voi vivete in una grande città o in un posto caotico, se fareste il cambio con una città più piccolina o comunque vivreste in un posto meno caotico. E sono curiosa anche di sapere il contrario, cioè se vivete in una città tranquilla, in un paesino, se fareste il cambio e vivreste in una città caotica. Scrivetemelo in un commentino qui sotto perché sono davvero curiosissima. Sapete, poi le idee di ognuno sono diverse. Comunque io sto chiacchierando così e sto prendendo tempo per dirvi due cose, cioè le due cose che volevo dirvi in questo Get Ready With Me. Per questo motivo ho deciso di girare questo video, altrimenti se ve l'avessi dette in un video, non lo so, tutorial o in un video normale, tipo avreste chiuso il video perché avrei chiacchierato troppo. Invece lo sapete che i Get Ready With Me che faccio io sono sempre super mega chiacchierosi. Si può dire così? Non lo so. Comunque, cioè sono dei veri Get Ready With Me slash Giulia chiacchiera a vanvera di tantissime cose di cui non ci frega nulla. Non vi sto dicendo tutti i prodotti che sto utilizzando perché, come al solito, ve li lascio scritti qui sotto nell'info box. Mi chiedete sempre di, cioè, che cosa ho indossato, che rossetto hai, ragazzi. Io ve lo ricordo spessissimo, ma basta che aprite il mio info box e è super mega dettagliato, cioè veramente potete sapere ogni minima cosa che ho sul viso, anche se non sto facendo un tutorial, in modo che non dovete poi aspettare la mia risposta. O comunque quello che vi dico sempre è: se mi chiedete in un video di 3 mesi prima che rossetto porti, io non me lo posso ricordare perché ne giro talmente tanti che non mi posso ricordare in ogni singolo video cosa indosso, quindi preferisco scrivervelo qui sotto nell'info box. Immaginate se io fino adesso avessi parlato e non avessi registrato. Sarebbe stato davvero divertente, ma manco per niente. Non sarebbe stato fatto, ma ho temuto il peggio. Delle volte guardo lo schermo e dico: oddio, ma sto registrando perché sto chiacchierando da mezz'ora. Nel frattempo ho fissato tutto il viso con la cipria, ma l'ho fatto a telecamera spenta perché trovo sia uno dei passaggi più noiosi in assoluto da vedere e insomma è abbastanza lungo, quindi ho detto: ah, facciamolo senza che mi riprenda. Adesso metto la terra e vi inizio a dire una delle cose bellissime. Allora, ragazzi, super mega rullo di tamburi, farò un incontro a Roma. Sono troppo contenta! Anzi, sapete che c'è? Le notizie più importanti le diamo alla fine del video. Prima vi dico un'altra cosa. Sapete quanto io sono, come si dice in italiano, tipo in inglese, schizzignosa, possiamo dire così, con le collaborazioni, cioè nel senso non accetto ogni tipo di collaborazione.
mi ha scritto questa azienda e mi ha fatto conoscere una cosa che viene dall'America e che, diciamo, è arrivata in Italia. Non so se è già stata fatta da qualcun altro, comunque io non la conoscevo, cioè non conoscevo questa cosa e ho detto wow, sarebbe fighissimo far conoscere questa cosa anche a chi mi segue, perché è una cosa che non siamo abituati, cioè almeno io non avevo mai sentito prima. Di che cosa si tratta? Si tratta praticamente di un bundle. Che cos'è un bundle? Cioè io non avevo idea di che cosa significasse questa parola. Praticamente prendono tantissimi corsi, cioè tantissimi ebook, quindi libri online, che possono essere delle guide di benessere, di salute, di trucco, di qualsiasi cosa, e fanno una mega raccolta di libri, quindi vi danno ad esempio 20 corsi, cioè 20 libri, ad un prezzo davvero stracciato, cioè mi sono scritta tutte le cose qui, vi danno 20 libri a 49,50 euro invece di 1000 euro. Non so se i 1000 euro siano una cifra detta così a caso o se realmente è così. Poi comunque calcolate che 20 libri al prezzo di 49,90, cioè se leggete sapete che i libri costano davvero tanto, e per questo motivo ho detto wow, è una cosa fighissima da condividere con chi mi segue. Se siete interessati a corsi di styling, make-up, cosmetici e benessere, alimentazione, training e crescita personale, questa è una mega raccolta di tutte queste cose, cioè praticamente voi a questo prezzo prendete 20 corsi. Vi dico alcuni titoli che secondo me sono super interessanti: Color Body Work, Dress to Impress, Scopri e valorizza il tuo fisico, Corso Trucco Base, Come fare i cosmetici in casa, cioè ve ne sto dicendo solo alcuni, ma calcolate che sono 20. Alimentazione, dolci senza burro, hashtag i miei dolci americani, questo secondo me è bellissimo. Ricettario fitness, programma di home fitness, come essere forti su Instagram e trovare l'equilibrio, daily yoga routine, che mi sembra davvero carinissimo, meditazione guidata di rilassamento profondo, e ce ne sono tanti altri. Se siete interessati, vi lascio il link in descrizione qui sotto nell'info box. Calcolate che siccome è una super mega offerta, non dura per sempre purtroppo, quindi non avete poi così tanto tempo di pensarci, perché dura dal 26 settembre, quindi in realtà da ieri, solo che i miei video escono di giovedì, fino al 4 ottobre. Quindi se siete interessati a questa cosa, non ci pensate troppo, ve lo ricorderò poi magari in un video successivo, perché altrimenti rischiate che poi lo lasciate scappare via. E siccome è una cosa così nuova, non so quando ritornerà, non so se riuscirete a trovarla di nuovo. Vi lascio qui sotto il link di dove potete acquistare questi libri. Intanto questo pennello si è, non so per quale motivo, aperto in questo modo, forse si era incastrato con qualcun altro. Calcolate che ho il link di affiliazione, ve lo dico semplicemente per essere chiara, ma l'avrei pubblicizzato anche se così non fosse stato. Se non sapete che cosa sono i link di affiliazione, ho fatto un video al riguardo e per questo, cioè, approfitto per ringraziarvi per tutte le cose carine che mi avete scritto sotto quel video. Mi avete detto che è stato molto interessante perché tante persone non dicono quali sono i retroscena di YouTube e non hanno idea di che ci sia tutto questo dietro a un video di YouTube. Quindi, se siete interessati, vi consiglio di andare a vedere questo video per il semplice motivo di capire anche dove vanno i vostri soldi quando fate un acquisto tramite i link che trovate sotto i video. Una cosa che ci tengo anche a dirvi e che non avevo detto nell'altro video è che io non ho iniziato a mettere i link solo quando ho trovato queste affiliazioni, ma se voi ci fate caso, i link li ho sempre messi sotto al video, anche quando non ci guadagniamo nulla, perché, come vi ho detto prima, voglio che sappiate cosa ho sul viso, voglio che non dobbiate aspettare la mia risposta oppure non mi ricordo una cosa, cioè per semplice comodità vostra. Poi ho scoperto il link di affiliazione, la cosa è cambiata, ma li ho sempre messi. Faccio un attimo le sopracciglia, sempre, sono una cosa noiosissima da guardare, lunghissima, non riesco a parlare mentre le faccio, ci vediamo tra un secondo. Sugli occhi realizzo un trucco davvero molto leggero e super mega veloce, utilizzo la Soft Glam di Anastasia Beverly Hills. Vogliamo parlare un momento del fatto di quanto fa freddo stamattina? Mamma mia, io sono super mega freddolosa, cioè poi vabbè, io magari non faccio neanche testo, però sono uscita fuori tipo...
Troppo freddo. Io adoro il caldo, per carità, anche il caldo ci fa soffrire quando fa 40 gradi all'ombra, però tutta la vita il caldo piuttosto che il freddo. Cioè io d'inverno vado tipo in letargo, non uscirei mai di casa. Sai, tutto il giorno sotto alle coperte, per non parlare di quando ti fai la doccia, che è tipo un trauma, perché ci metti mezz'ora a decidere di entrare nella doccia e poi non vuoi più uscire perché fa troppo freddo. Niente, però è arrivato pure l'inverno, cioè anzi non l'inverno, è arrivato l'autunno e ci teniamo anche questo. Ok, penso sia arrivato il momento di parlare dell'incontro. Ah, ragazzi, sono troppo contenta. Allora, farò un incontro a Roma e a Romix. Trovo. Allora, partiamo dal principio. L'azienda con cui collaboro, che mi ha mandato le magliette, questa che indosso anche oggi, che è super mega fighissima, è di Space Jam, cioè ispirata a Space Jam. Io l'adoro, se siete nati negli anni 90, non potete non conoscere, non adorare quel film. Tipo all'inizio quando c'è la canzone I Believe I Can Fly, e tutte le volte io, oddio, mi metto a piangere. Ma io metto sempre a piangere per qualsiasi film. Scusate, questa sedia sgricchiola sempre, vi dico che la devo cambiare, ma ancora non l'ho fatto. E io piango per i cartoni, per i film che fanno ridere, per i film drammatici, non ne parliamo, preferisco non vederli. Comunque, l'azienda si chiama Pampling. E ho un 15% di sconto con questa azienda, anche questo è un link affiliato. Comunque, se siete interessati, come al solito vi lascio tutto in descrizione. L'azienda, ovviamente, siccome fa tutte magliette un po' nerd, che a me piacciono tantissimo, tra l'altro, è a Romix, che è la fiera, non so come si chiama, tipo dei fumetti, non so quale sia la dicitura in particolare. Comunque, se siete di Roma, ma penso che la fanno un po' in giro per tutta Italia, più o meno la conoscete perché è famosissima, o comunque credo più o meno tutti ci siano andati almeno una volta nella vita perché è davvero famosissima. L'azienda mi contatta e mi scrive: Giulia, se vuoi, c'è la possibilità di fare un incontro al nostro stand a Romix. Io ci ho pensato un po', vi dico la verità, per il semplice fatto che sono spaventata di arrivare lì e trovarmi da sola. Sono davvero spaventatissima di questa cosa. Quindi ho fatto un mini sondaggio su Instagram per capire se qualcuno sarebbe venuto. Ho chiesto: ragazzi, se avessi la possibilità di fare l'incontro a Romix, qualcuno verrebbe? E tipo, in tantissimi mi avete scritto di sì, cioè tipo 140 persone mi hanno scritto di sì. Tantissimi invece, quelli che hanno messo no, mi hanno poi scritto in privato e mi hanno detto: guarda, Giulia, io ho messo no, ma per il semplice fatto che non sono di Roma, altrimenti sarei venuto anch'io. E allora ho detto: vabbè, dai, qualcuno di questi 140 persone verrà. Quindi ho scritto all'azienda, gli ho detto sì, mi farebbe molto piacere. L'incontro si terrà appunto a Romix il 7 ottobre, che è domenica, quindi domenica 7 ottobre alle ore 14, dalle 14 alle 15. Sicuramente poi farò un giro per il Romix, quindi comunque sarò lì intorno, però so che è davvero molto grande, quindi se non venite poi all'incontro, le possibilità di incontrarci in giro credo saranno davvero poche. Calcolate che io ci sono andata solo un anno, ma sono stata allo stand della mia accademia e li ho aiutati a truccare. Quindi in realtà non sono andata in giro e non so realmente come sia la fiera. Però una mia amica mi ha detto: giù è un grande casino, anche soprattutto perché vai di domenica e c'è veramente tipo il casino più totale. Quindi se passate per il Romix domenica 7 ottobre alle ore 14 mi farebbe davvero piacere incontrarvi, vi darei un grandissimo abbraccio, vi ringrazierei per guardarmi sempre, insomma, mi farebbe davvero piacere incontrarvi e conoscervi. E calcolate che non ho idea di dove sia lo stand ancora, ovviamente mancano 2 settimane, se non sbaglio, sì, circa 2 settimane. E quindi ancora non so darvi maggiori dettagli, però la cosa che voglio dirvi è: seguitemi su Instagram, lì vi do gli aggiornamenti, cioè magari se ho già girato il video di YouTube che deve uscire i giorni successivi e ho delle novità, ovviamente non posso inserirle nel video, sicuramente ve lo ricorderò i giorni prima. Mettete in pausa questo video adesso, subito, e andate a seguirmi su Instagram se siete interessati a ricevere degli aggiornamenti. E
Niente, questo è quanto, ve lo ricorderò nei prossimi video e spero che veniate in tanti perché sono davvero troppo contenta di questa cosa. Anzi, fatemi sapere con un commentino qui sotto se verrete all'incontro o se vorreste venire, ma magari deciderete nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, così almeno mi faccio un'idea di quanti possiamo essere, se davvero sarò tipo io sola lì. Così a guardarmi in giro oppure se magari appunto qualcuno verrà. Io volevo fare un trucco veramente leggerissimo stamattina, ma penso che come al solito ho un po' esagerato. Lo faccio sempre. Vabbè, faccio una leggera sfumatura, poi dico, però questo colore da mettere sulla palpebra mobile è davvero bellissimo, quindi lo metto e poi tutto il trucco diventa super mega scuro e sembra chissà che ho fatto. Invece la mia idea originale era quella di fare un trucco così, super veloce da giorno. Prendo un pizzico dell'ombretto nero dalla palette con un pennello angolato e faccio una piccola codina qui nella parte esterna. Questo è tipo un mio trucchetto, tra virgolette, nel senso che non è che lo faccio solo io, sicuramente altre persone nel mondo che lo fanno ci sono, però quando realizzo un trucco abbastanza naturale, non voglio mettere eyeliner, matita nera, ma comunque voglio allungare leggermente l'occhio. Prendo un pizzico di ombretto nero e faccio soltanto la codina qui nella parte esterna e il trucco cambia totalmente aspetto, da occhio rotondo perso nel nulla diventa un pochino più definito e allungato. Un altro motivo per cui potreste seguirmi su Instagram, facciamo un po' tipo di self promotion, no, a parte gli scherzi. Sapete che c'è? Che su Instagram mi capita di chiedere che cosa volete vedere oppure, ehi ragazzi, ho comprato questa cosa, che cosa ne pensate se faccio un video? Cioè, nel senso, mi capita di chiedere dei consigli su quello che volete vedere o su quello che volete che faccia, su un look che realizzi piuttosto che un altro. No, non riesco a parlare mentre mi metto il mascara qui sulle ciglia inferiori, comunque avete capito il concetto. Quindi mi dispiace che poi magari non siete partecipi delle scelte che prendo tramite Instagram. A parte questo, qualcuno di voi sta seguendo il blog? Qualcuno di voi pensa che sia davvero carino o che ne valga la pena di seguirlo? Che comunque trova che quello che pubblico nel blog sia carino? Pensa che debba continuare? Oppure c'è qualcuno che ha, cioè, oppure avete da darmi dei consigli, nel senso, no, a me non piace per questo motivo. Scrivetemi anche questo in un, come si dice, in un commentino. Sono arrivata, neanche iniziata la giornata, io già sono arrivata. Comunque scrivetemi anche questo in un commentino qui sotto, perché visto che è appena aperto, sono curiosa di sapere che cosa ne pensate. Adesso ci sono, se non sbaglio, tre articoli all'interno, ma vi ho detto, stanno piano piano aumentando. Sto aspettando che mi arrivi un pacchetto e poi voglio fare, diciamo, un paio di post dedicati all'autunno, visto che ormai siamo in autunno. È una stagione bellissima, ma sapete che io tutti gli anni cerco un posto con le foglie gialle, rose, arancioni qui intorno a Roma, ma non riesco a trovarlo. Quindi c'è qualcuno di voi che abita nei dintorni di Roma e sa dirmi dove posso trovare un posto con le foglie multicolore bellissimo per fare delle foto, delle riprese e cose varie? Perché io lo cerco, ho chiesto in giro, ho chiesto a tanti fotografi che sono informati di questa cosa con cui ho collaborato, ma sinceramente nessuno mi ha saputo rispondere, quindi vi prego, se conoscete un posto del genere, fatemelo sapere, perché io voglio tipo buttarmi e nuotare nelle foglie colorate e fare una foto così. Sono non so quanti anni che ci provo. Anzi, sapete dove sarebbe bellissimo andare? Non so se qualcuno di voi c'è stato, sempre qui a Roma, scusatemi per chi non è di Roma, ma per ovvi motivi parlo di questa città, forse perché ci abito e mi piacerebbe tantissimo andare sia in primavera quando fioriscono i ciliegi, sia adesso in autunno quando ci sono tutte le foglie appunto super mega colorate, nel giardino giapponese, che ho visto delle foto e mi sembra davvero bellissimo. L'unica cosa che non mi piace, tra virgolette, è che bisogna seguire la guida, cioè una visita guidata, non si può andare in giro per il giardino. Quindi se io volessi fare delle foto,
sarebbe abbastanza difficile, anche perché io non sono una modella che si mette in posa, pa, foto fatta. Molto spesso devo farne diverse perché tipo magari chiedo, mi scattate una foto, poi mi guardo, io penso di essere fighissima, invece sono tipo così, quindi devo ripetere la foto più volte. E quindi ecco, mi piacerebbe tanto poterci andare così, girovagare nel nulla. E scattare le foto invece non si può fare, però ci vorrei tanto andare. Vediamo se quest'autunno riesco ad andarci. Metto il rossetto. Allora, voglio dire una cosa per tutti quelli che hanno visto il video dei rossetti liquidi di L'Oreal, nel quale vi dicevo, ragazzi, ho utilizzato questo burro cacao. E cioè, in tantissimi mi hanno scritto: no, Giulia, ti sei comportato male il rossetto perché tu non hai, perché hai messo il burro cacao, vedi, lo devi mettere senza. Ma alcuni erano proprio tipo minacciosi i commenti. Infatti, io sono rimasta, ragazzi, è solo un rossetto, cioè tranquilli, non vi preoccupate. Voglio dirvi una cosa: io metto sempre il burro cacao sotto ogni rossetto. La cosa che bisogna fare prima di mettere il rossetto, tamponarlo via. Lo faccio sempre, l'ho fatto con quel rossetto. Il rossetto di L'Oreal credo abbia dei colori fantastici, ma leggendo i commenti e parlando anche con delle persone che mi hanno mandato dei messaggi in privato su Instagram, ho capito che è uno di quei prodotti che su alcune persone si comporta fantasticamente, su altre persone invece, tipo me. Andate a vedere il video se volete vederlo, fa schifo. Non è colpa del burro cacao, perché io il burro cacao lo levo sempre prima di mettere il rossetto, non metto un rossetto sopra al burro cacao, cioè sono in grado di capire che il burro cacao fa spostare il rossetto. Quindi ecco, volevo solo precisarlo perché in quel video non l'ho precisato e quindi tutti sono impazziti nei commenti. Comunque, metto un rossetto liquido, questo qui. È il 13 di Sephora, un colore bellissimo. Se non ce l'avete, secondo me è uno di quei colori che dovete avere perché è davvero davvero bellissimo. E vorrei comprare altri colori di questi rossetti liquidi di Sephora perché sono davvero bellissimi. Questi sono tra i miei rossetti liquidi preferiti. I miei preferiti sono, diciamo, questi e quelli di Jeffree Star, secondo me sono top. L'unica cosa è che quelli di Jeffree Star non mi piace tantissimo l'applicatore. Di questo mi piace tantissimo il tubetto, il manico, l'applicatore, la lunghezza dell'applicatore. Trovo sia davvero perfetto e se Ristar facesse un applicatore così per me sarebbe un sogno. Spruzzo un po' del glow setter di Glam Glow che sto utilizzando tantissimo in questo periodo. Ok, devo stare zitta mentre lo spruzzo perché ha un sapore schifoso. Comunque, fino a poco tempo fa non lo utilizzavo così spesso. Così spesso, invece ultimamente lo sto utilizzando molto più spesso, mi piace davvero tanto. Se cercate un setting spray, oh, scusate, devo sistemare l'inquadratura. Se cercate un setting spray non troppo invadente, cioè che non vi dia l'effetto di troppo bagnato sul viso, questo qui mi piace molto. Niente ragazzi, il video di oggi è terminato qui. Fatemi sapere con un pollice all'insù o con un commentino qui sotto se il video vi è piaciuto. Io spero tanto di avervi tenuto compagnia e fatemi sapere soprattutto se verrete all'incontro, sono davvero curiosissima e vabbè, sono super mega emozionata per questa cosa. Anche se non so che cosa aspettarmi, sono super emozionata, però allo stesso tempo me la sto facendo sotto, ve lo dico. Vi ripeto perché ho quasi paura di rimanere da sola. I miei capelli, vabbè, oggi lasciamoli stare, hanno vita propria, mettiamoli così un po' dove capitano. Io vi mando un grandissimo bacio, grazie come sempre per aver guardato il video. Ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!